Saluto agli ascoltatori di Radio Radicale da Diego Sabatinelli. In studio c'è, come nelle scorse puntate, Alessandro Gerardi e Fabio Nestola per il consueto appuntamento a cura della Lega Italiana per il divorzio breve, nella versione Stati Generali sulla giustizia familiare. In queste settimane abbiamo affrontato alcuni degli argomenti che sono cari appunto agli Stati Generali sulla giustizia familiare, questo tentativo di rendere, diciamo, più organico le battaglie che riguardano la giustizia familiare e anche la mala giustizia, contro la mala giustizia familiare, Soprattutto, soprattutto. Innanzitutto vorrei ricordare agli ascoltatori un appuntamento molto importante. Questo 25 novembre a Piazza Indipendenza, intorno alle 10:30 di mattina, faremo una manifestazione appunto contro la mala giustizia familiare davanti al Consiglio Superiore della Magistratura. Le richieste sono sempre le stesse, quelle che in questi mesi stiamo portando avanti insieme a tutte le associazioni e ai singoli che aderiscono a questo, diciamo, questo movimento. Per adesso chiamiamolo movimento. E poi subito dopo la manifestazione, intorno alle 13:30, avremo un primo appuntamento di coordinamento appunto degli Stati Generali sulla giustizia familiare, il tentativo di fare un comitato che renda più efficace le iniziative da intraprendere nei prossimi mesi. Vediamo di darci un coordinamento e se riusciamo poi a rendere, soprattutto adesso che c'è un nuovo governo, noi abbiamo un nuovo presidente del Consiglio, un nuovo governo, è giusto portare anche a loro all'attenzione tutte le nostre proposte, tutte le nostre iniziative, perché forse potrebbe essere la volta buona. Forse, ripeto, potrebbe essere la volta buona che qualcosa riesce a passare. Oggi l'appuntamento, in questa trasmissione di oggi, parleremo del Tribunale per i minorenni. Il Tribunale per i minorenni è un argomento spinoso perché è contestato sia da chi purtroppo vi finisce, diciamo, le competenze civili poi del Tribunale per i minorenni. Chi ci finisce, diciamo, nel meccanismo, ma anche per gli operatori che lavorano, spesso anche gli avvocati che si trovano in situazioni veramente difficoltose. In studio abbiamo anche Massimo, non vogliamo, non diciamo il cognome, ma Massimo viene da Latina e ci racconterà la sua esperienza, l'esperienza che ha avuto appunto con il Tribunale dei minorenni, e la sua storia abbastanza sconvolgente. E in collegamento, se c'è, ci dovrebbe essere l'avvocato Thomas Del Monte, che intanto è in collegamento? Sì, buonasera. Buonasera, avvocato. Ecco, l'avvocato Thomas Del Monte intanto ci introduce un po' ci fa la storia di questo tribunale e ci spiega anche le motivazioni per cui spesso l'operato di questo tribunale è contestato sia da chi, appunto, ripeto, subisce spesso le decisioni di questo tribunale, ma anche degli operatori e degli avvocati quando sono costretti a lavorarci. Sì, si tratta di un'istituzione giurisdizionale cosiddetta speciale, che è sopravvissuta diciamo, all'epoca fascista grazie al fatto che la Costituzione repubblicana ha sì impedito l'istituzione di nuove giurisdizioni speciali, ma ha mantenuto quelle già esistenti. E l'unica rimasta è appunto il Tribunale dei minorenni fondato nel 1934. Lo scopo era ben preciso, la protezione degli orfani di guerra. Tuttavia, nel corso del tempo si è assolutamente modificata la sua operatività, dovuta al fatto che è venuto meno l'oggetto degli orfani di guerra, ma si è mantenuta la competenza per tutto ciò che concerne l'affidamento dei minori nel caso di conviventi in orario d'esordio. E soprattutto la competenza per quanto riguarda la condotta pregiudizievole dei genitori e del genitore nei confronti dei minori, cioè gli articoli 330 e 333 del Codice Civile. Il problema fondamentale sta proprio nel rispetto dei principi della Costituzione
Camera, cioè fondamentalmente quelli della tutela del diritto di difesa, la tutela del principio del contraddittorio, il principio cosiddetto dispositivo, e cioè la terza età del giudice, il quale giudica su ciò che le parti producono in giudizio, e ovviamente si pone su un altro piano rispetto alle parti. Ad esempio, in campo penale, dall'88 sappiamo tutti che il PM si pone sulla stessa base della parte e il giudice rimane un profilo terzo. Questo non accade purtroppo nel Tribunale dei minorenni. Perché? Perché la sua composizione è particolare, cioè ci sono due giudici togati e due giudici onorari, o meglio, due esperti, due periti nominati dal CSM. E questi periti sono, come dire, psicologi, psichiatri. Quindi c'è assolutamente la negazione della terzietà del giudice nel momento in cui l'esperto, e cioè non un giudice, decide su ciò che il servizio sociale territoriale ha verificato senza alcuna possibilità o con rare possibilità per la difesa di tutelare l'operato dei genitori, della famiglia e così via. Quindi ci troviamo di fronte, come dire, alla negazione di principi fondamentali riconosciuti dalla nostra Costituzione. Fabio, intanto direi di introdurre anche la vicenda di Massimo, perché come abbiamo fatto nelle scorse puntate, è il caso anche di parlare di casi concreti, cioè la dimostrazione di come effettivamente le cose poi funzionano. Se Massimo ci vuoi raccontare la tua storia. Sicuramente sì. Arriviamo alla storia, al caso concreto che trattiamo questa sera. Ma dopo l'illustrazione preziosa dell'avvocato Del Monte, è opportuno fare un chiarimento, condividere una riflessione con chi ci ascolta. Sappiamo tutti che da diversi anni ci sono diverse istanze, diverse richieste di abolizione, non tanto del Tribunale per i minorenni quanto delle competenze civili del Tribunale per i minorenni, uno con lo scopo di uniformare, di fare il Tribunale Unico della Famiglia. Se ne sente parlare da diverse legislature, è sempre una priorità, ma questa priorità rimane sistematicamente disattesa, anche per evitare la parcellizzazione, la divisione delle competenze in caso di separazioni, di divorzi, di figli contesi fra tribunale ordinario, tribunale per minorenni, giudice tutelare, appunto la necessità di questo tribunale unico per la famiglia. Sentiamo attraverso una storia concreta da cosa possa nascere questa insoddisfazione così diffusa che ha portato a chiedere appunto un'inversione di marcia sostanziale. Buonasera, voglio raccontare la storia di un bambino al quale è stato negato il diritto di avere un padre e a me di esserlo, e a me è stato negato il diritto di esserlo padre, appunto. Nel 2009 il Tribunale dei Minori di Roma, in persona del giudice dottor Giagnello, affida a me il bambino e fa decadere la madre dalla potestà genitoriale, ordina ai servizi sociali, insieme ai carabinieri, di prendere il bambino e consegnarlo al padre. I servizi sociali avvertono la mamma e il bambino e la mamma si rendono irreperibili. Per circa 2 mesi io non ho notizie. 3 comandi di carabinieri non riescono a trovare mio figlio. 3 comandi di carabinieri non riescono a trovare mio figlio. Dopo un mese io contatto un investigatore privato, nel giro di 2 giorni mi trova il bambino, è a casa. Immediatamente contattiamo il PM, titolare dell'inchiesta, immediatamente i carabinieri vanno insieme ai servizi sociali per preparare il bambino. Purtroppo non prendono il bambino, la motivazione era: il bambino piange, il bambino non vuole andare col padre, quindi in virtù di numerose legislazioni internazionali non prendiamo il bambino. Il dottor Giagnello giudice del Tribunale dei Minori, emette un ulteriore provvedimento che dice: ritiene il Tribunale che l'opposizione del minore al provvedimento non debba essere ritenuta una causa che impedisca l'efficacia della decisione del Tribunale, rendendo altrimenti vane un gran numero di pronunce attraverso il suscitamento di un'opposizione di bambini fortemente influenzati ed influenzabili dalle persone che li hanno in custodia. Quindi in parole povere dice: prendete il bambino ed eseguite quello che è scritto nel provvedimento. Niente. Per un altro mese il bambino non si sa dov'è e nessuno riesce a prendere il bambino.
Finché arriviamo al quarto provvedimento, il quarto provvedimento in quale vengono tolti i carabinieri, viene messa alla polizia, alla questura. Quindi la mamma scappa il bambino, ma il bambino non si trova. Riesco a sapere dov'è mio figlio. Mio figlio, nonostante fosse ricercato dalla polizia, ogni tanto andava a scuola regolarmente. La mattina avverto la questura, vado a prendere mio figlio a scuola. No, signor Ferramonti, ci pensiamo noi, non si preoccupi. Mi reco a scuola e insieme con la polizia per eseguire il provvedimento. Lì troviamo anche la mamma che era al telefono con una persona che poi era il presidente del Tribunale dei Minori. Leggo quella che era la relazione dell'anticrimine di Latina, per non sbagliare. Appena arrivata era la dirigente dell'anticrimine che diceva: appena arrivata vedevi il padre del minore che usciva dal cancello d'ingresso della scuola, mentre nel cortile erano presenti la madre del piccolo e la nonna, che molto agitate mi riferivano che erano al telefono col presidente del Tribunale dei Minori di Roma, la dottoressa Cavallo, e che lo stesso aveva sospeso il provvedimento in argomento, chiedendo che altresì che la scrivente parlasse con il magistrato dalla loro utenza telefonica. La referente spiegava che il provvedimento era allo stato ancora esecutivo, ma che avrebbe verificato tramite i canali istituzionali le affermazioni appena rese. Subito dopo si metteva in contatto con le varie segreterie del Tribunale dei Minorenni, riuscendo ad avere una conversazione telefonica con la dottoressa Cavallo, che invitava a non eseguire il decreto, poiché nel giro di poche ore ne sarebbe succeduto un altro che ne avrebbe sospeso l'esecuzione. Infatti il Presidente chiedeva anche un numero di fax a cui trasmettere con urgenza il nuovo decreto. Dopo 5 minuti la sottoscritta veniva chiamata dal capo di gabinetto della questura, che informava di aver ricevuto una telefonata al presidente del tribunale. Scusa Massimo, volevo chiederti, ma io poi so che queste cose sono uscite sugli organi di stampa. Sì, no? Dopo quali sono stati i giornali Repubblica, che hanno riportato? Repubblica, Latina Oggi, anche il telegiornale di Canale 5. Perché dopo ma questa a seguito storia... della pubblicità che è stata data a questa vicenda, perché poi questa è una vicenda della zona è abbastanza nota, cioè nel senso a seguito che... di questa pubblicità sono successe delle cose veramente strane. Cioè adesso la situazione com'è? Allora, dopo questo provvedimento, dopo l'annullamento per telefono, è stato rimandato tutto alla Corte d'Appello. La Corte d'Appello ha reso illegittimi tutti i reclami della controparte, li ha resi improcedibili e legittimi e ha rimandato tutto al Tribunale dei Minori. Nel frattempo sono successe delle cose molto strane. Il giudice Iagnello nel frattempo si era astenuto, era subentrato un altro giudice, il dottor De Biase. Il dottor De Biase, che una volta ricevuto il provvedimento dalla Corte di Appello, riapprovava il provvedimento. Ebbene, una volta riapprovato il provvedimento, e cosa succedeva? Il bambino riscappava nuovamente con la mamma e si era reso irreperibile per ben un mese e mezzo. Quindi se dopo un anno si è ripetuta un'altra volta la situazione. Concludo. Finalmente dopo un mese la polizia riesce, alle 7 di mattina va a casa della mamma per prendere il bambino, ma appena apre la porta nuovamente la mamma sventola il provvedimento di sospensione, ennesimo provvedimento di sospensione ad opera del terzo giudice. La cosa strana è che questo mio caso è passato per tutto il Tribunale dei Minori di Roma, per tutti i collegi, e la cosa ancora più strana è che I giudici sono astenuti dopo pochi giorni. Io non so se faccio a tempo, ma ho una dichiarazione dell'astensione del secondo giudice, veramente un po' particolare, per cui questo giudice si è astenuto. Se volete ve la posso dire brevemente. No, una domanda però, così per capire, in termini di tempo, di quanto stiamo parlando? 2 anni, 3 anni, stiamo parlando, anni, in tempi di tempi, gli ultimi avvenimenti stiamo parlando dal 2009... dal 2009 fino adesso, 2011, ma la situazione inizia da quando il bambino aveva un anno, perché io è da allora che ho avuto problemi, sono rivolto al Tribunale dei Minori, e da allora sono stati fatti circa una decina di provvedimenti. Gli ultimi sono stati quelli restrittivi e quelli duri nei confronti della mamma decaduta dalla potestà genitoriale. Allora, un'altra domanda, perché io mi rendo conto, è assolutamente impossibile per termini di tempo, insomma, entrare nei dettagli di tutti i risvolti, ma c'è una questione macroscopica, una questione che salta agli occhi. In tanti anni di procedimenti, la mia domanda è questa, signor Massimo, in tanti anni di procedimenti vengono presi dei provvedimenti, vengono emanati dei decreti, poi vengono sistematicamente sospesi. Annullati, vengono sistematicamente appunto sospesi. Il lavoro, le risorse, i denari, il personale impiegato per prendere questi provvedimenti che poi vengono sistematicamente disattesi, questo è il grosso punto interrogativo della vicenda. Stiamo parlando di un affidamento che non viene, in questa sede importa poco al papà o alla mamma, un genitore decaduto dalla
potestà genitoriale. L'altro genitore avrebbe, almeno siamo costretti a usare il condizionale, avrebbe custodia del bambino, e questi provvedimenti rimangono solo esclusivamente sulla carta e non vengono mai tradotti in pratica, non vengono mai applicati, non vengono mai concretizzati. È possibile che accada questo per anni? È possibile, è accaduto per anni. Una mamma decaduta definitivamente dalla potestà genitoriale era libera di circolare per tutta la città, ma non poteva essere arrestata perché non c'è il sequestro di persone e la sottrazione di minore. Il bambino veniva nascosto non si sa dove e nessuno andava ad arrestare la mamma, perché la procura non ha emesso mai il sequestro di persona, perché diceva che non c'era il sequestro di persona ma solo sottrazione di minore. Ora io vorrei chiedere a qualcuno: una mamma decaduta in modo definitivo dalla potestà genitoriale, che non manda il bambino a scuola per 2 mesi, che lo segrega non lo so in quale parte della casa, che cos'è? Sequestro di persona o sottrazione di minore? Voglio saperlo da qualche magistrato, da qualcuno che mi risponda a questa domanda. Perché per due anni la mamma ogni volta faceva scappare il bambino e nessuno mai ha usato fare una misura restrittiva nei confronti della mamma. Chiudo brevemente sulla situazione attuale. La situazione attuale è questa: io adesso sto vedendo il bambino, dopo 3 anni sto vedendo il bambino. Voglio dire che adesso è stato nominato un tutore, visto che ero io l'unico esercente alla potestà genitoriale da 3 anni, ma non potevo poi di fatto esercitarla perché il bambino non l'avevo, sono stato anche io sospeso momentaneamente, cosa assurdo, dalla potestà genitoriale, perché nominando un tutore non poteva esserci un genitore che aveva la potestà genitoriale, perché era un controsenso, quindi è stato nominato un tutore. Io adesso sto vedendo un bambino, ma non importa adesso se mio figlio non mi chiama papà oppure non vuole che faccia le carezze, non mi importa di questo. La cosa che mi preoccupa è che non so se riuscirò a ristabilire il rapporto con mio figlio, non lo so, perché ricordo che mio figlio sta ancora in quell'ambiente lì, quell'ambiente in cui ci sono numerosi provvedimenti che diceva che il bambino non doveva stare, e ancora mio figlio sta lì. Signor Massimo, mi sembra abbastanza chiaro quello che ha detto. Io volevo sentire su questo anche far intervenire l'avvocato Del Monte, che è in collegamento telefonico. Avvocato, lei che cosa ha da dire su questa vicenda? Innanzitutto emerge un problema che può sembrare tecnico ma è sostanziale. Il provvedimento tipico che emette il Tribunale dei Minorenni è il provvedimento del decreto, non della sentenza, e cioè un provvedimento che fa stato tra le persone e che ha il carattere della definitività. Ma il decreto, ossia un provvedimento che è provvisorio e costantemente rivedibile e riformabile da parte del magistrato. Qual è il problema? Non abbiamo un magistrato togato che emette il provvedimento, ma abbiamo un collegio composto di esperti a cui troppo spesso è delegata la decisione, per cui c'è una delega in bianco da parte del magistrato all'esperto, che sia componente del collegio o che sia servizio sociale, tale per cui c'è una abdicare alla funzione giurisdizionale da parte di un organo dello Stato, per far sì che per professionalità rispettabili, ma che non sono magistrati, possano, spesso anche in base a convinzioni personali, decidere se quel bambino subisce una condotta pregiudizievole oppure no. Per cui si verificano casi come quello di Massimo, che è eclatante, ma purtroppo da Trento a Palermo è la realtà. Abbiamo provvedimenti che si inseguono, si susseguono, tali per cui possono dire tutto e il contrario di tutto. Sì, però avvocato, scusi, forse il problema è anche quello della effettività di questi decreti, di questi provvedimenti, perché Massimo ci raccontava che la madre, nonostante fosse stata dichiarata decaduta dalla potestà, continuava impunemente a tenere il bambino, a non mandarlo a scuola, situazione nota a tutti e nessuno interveniva. Certo, questo è un secondo problema che attiene alla tempestività dell'applicazione dei provvedimenti. Faccio un esempio pratico. Sapete che il Tribunale dei Minorenni ha competenza anche sulle sottrazioni di minori internazionali. Beh, voi sapete che se un italiano e una straniera o viceversa hanno un minore e uno dei due genitori, lo straniero, scappa col minore, l'italiano ha la possibilità di andare immediatamente presso il foro competente, Tribunale dei Minorenni,
e avere un provvedimento di rientro. Così parla la Convenzione dell'AIA dell'80. Beh, la lentezza dei tribunali di diritti italiani fa sì che la persona straniera prenda il minore, scappi, ottenga un provvedimento d'urgenza in loco, in Finlandia piuttosto che in Spagna o in Perù, per cui quando anche il genitore italiano vada ad ottenere il provvedimento legittimo di rientro, ci mette almeno 3 o 4 mesi per decidere e il minore non torna più. Quindi noi abbiamo che in Italia il Tribunale dei minorenni emette provvedimenti che fa fatica ad applicare per lentezze burocratiche, e quando anche abbia ragione, nel senso che uno straniero strappa all'Italia il minore cresciuto qua, ci troviamo un tribunale di minorenni che è talmente lento nel non far rientrare nemmeno chi deve stare in Italia. Tutto questo, sì, come dire, fa emergere chiara la, sì, necessità di... Massimo, se vuoi... Sì, giudice, non sono giudice, sono avvocato, mi scusi. Noi stiamo in Italia, io sto parlando di decreti che fa un tribunale, che vengono mandati a 3 comandi di carabinieri, compresa la questura, e nessuno nel giro di 2 anni riesce a prendere il bambino che stava a casa. Cioè, non so se ha capito, qui non stiamo parlando di madri che stiamo parlando di una madre che è sempre stata latina. Stiamo parlando di una mamma, un'estranea nei riguardi di mio figlio. E c'è, non c'è sequestro di persone, c'è sottrazione di minore. Quando è che c'è il sequestro di persona? Un bambino che non va a scuola per 2 mesi, che è segregato non si sa dove, che cos'è secondo lei, avvocato? Glielo dico io che cos'è, si chiama sequestro di persona. Sì, questo adesso, si chiama. Però Massimo, a parte la terminologia sequestro di persona o sottrazione di minore, il problema, come appunto ricordavi tu, è questo, che ci sono 3 decreti, 3 provvedimenti. 4 provvedimenti che non sono stati resi esecutivi, nessuno. E ci sono, non solo, ci sono 2 collegi del Tribunale di Minori che li hanno approvati, compresa la Corte di Appello, niente, non c'è stato verso di far eseguire i provvedimenti. Chiudo dicendo una cosa. Leggendo un articolo, no, è una coincidenza solo, un articolo del 24 aprile 2010 di Latina Oggi, nel quale un senatore dell'Italia di Valore, un certo senatore Stefano Pedica, insieme a Lalerici, un altro esponente dell'IDV, vanno, si recono insieme al sindaco del comune dove risiede la mamma, si recono a casa della mamma a portare solidarietà. Voglio leggere solamente 2 cose che ha dichiarato, che hanno scritto il giornale Latina Oggi. Misure come l'allontanamento, 4 genitori dovrebbero essere disposte quando si consumano violenze nei confronti dei minori, sfruttamento o abusi, e non in situazioni di conflitto fra genitori per l'affido o per le visite. Dopo il caso di puntini puntini, ho chiesto al ministro Alfano un incontro urgente sia per sospendere immediatamente il provvedimento, che creerebbe una legittima sottrazione di minori. Chiederò di incontrare il presidente del Tribunale dei Minori, eccetera, eccetera. Voglio far notare questa semplice coincidenza. Un incontro urgente per sospendere immediatamente i provvedimenti. Da allora, caro avvocato, tutti i provvedimenti sono stati sospesi. Una piccola coincidenza. Venivano attuati da un collegio, immediatamente sospesi. Rifatti, rimessi in vigore e subito sospesi. Questo è successo. Mi dica lei, se è una cosa normale? Le posso spiegare... immediatamente. Come no? Mi raccomando, avvocato, mi raccomando, abbiamo pochi minuti perché abbiamo un altro collegamento, quindi se è grazie, se è possibile la sintesi. Si tratta esclusivamente del problema legato al tipo di provvedimento. Il decreto è un provvedimento sospendibile e provvisorio. La sentenza, che è il provvedimento principe che emette un organo giurisdizionale italiano, è definitivo e fatale tra le persone. Il Tribunale della Famiglia che si vuole istituire dovrà avere appunto questo tipo di connotazione, abolendo fondamentalmente la possibilità per un organo di emettere provvedimenti sempre e comunque sospendibili. Grazie avvocato, noi ci sentiremo presto perché anche lei ci aiuta in questo grande movimento che chiamiamo Stati Generali sulla giustizia familiare, quindi ci sarà tempo di avere la sua opinione anche su altre questioni, quindi la saluto e la ringrazio per la disponibilità. Grazie a voi e buon lavoro. Massimo, io adesso introduciamo questo altro caso, abbiamo qualche minuto, quindi dobbiamo, però sicuramente ritorneremo sulla vicenda. Voglio ringraziare Radio Radicale per l'opportunità che mi ha dato. Volevo dire che i provvedimenti però non si allunano per telefono da parte del Presidente del Tribunale, questo non lo so se la legge lo prevede, avvocato, grazie. Sì, guarda che 2 settimane fa abbiamo avuto sulla esecuzione dei provvedimenti abbiamo avuto il problema con il signor Vacca, che più o meno venivano
vengano portati all'estero i minori, ma assomiglia in un certo senso a questo, al tuo caso. È ciclico, si ripete. Sono ecco, questa ricorsività perlomeno deve sollevare un punto interrogativo. Vengono presi dei provvedimenti, poi non c'è nessun sistema concreto per renderli attuativi, per renderli operativi. C'è questa ipocrisia del vincere, se così possiamo definirlo, il vincere sulla carta, ma questa carta rimane carta straccia. Non credo sia un cortocircuito da poco, insomma. Abbiamo ora in collegamento un'altra testimonianza importante, abbiamo Nonna Titti? Sì. Ecco, che Nonna Titti è una persona particolarmente battagliera, che da anni sta combattendo per riportare la nipotina qui in Italia, la nipotina sottratta in Danimarca. Anche lei ha un altro aspetto di diciamo insoddisfazione, per non dire altro, insomma, nei confronti del Tribunale per i minorenni. Adesso brevemente ci racconta la sua esperienza. Buonasera a tutti, io sono appunto la nonna di Martina, sono 8 anni che a fianco di mio figlio sto combattendo questa lotta contro l'Italia soprattutto e contro la Danimarca dopo, perché il dramma che stiamo vivendo da 8 anni è stato, diciamo, tutto fatto dal Tribunale dei Minori di Roma, che ha emesso una sentenza, un decreto di rimpatrio della minore senza vedere e senza proteggere la minore, perché quando uno dice che è la tutela dei minori, ma non è vero niente, perché mia nipote, con quello che aveva, che il Tribunale dei Minori sapeva benissimo, e il presidente del Tribunale dei Minori allora, quello che c'era allora, perché adesso è in pensione, se volete posso fare anche il nome. No, evitiamo, non è necessario, ecco, non, perché tanto io l'ho sempre, non è indispensabile. Sì, l'ho sempre fatto comunque nelle varie trasmissioni televisive. E ha emesso un decreto di rimpatrio immediato della minore quando sapevano benissimo che la minore era oggetto di abusi da parte della madre e del terzo compagno. Questo, quando è stata chiesta dall'avvocato la famosa CTU, questa consulenza tecnica d'ufficio, di dare alla bambina, perché già c'era una consulenza privata fatta da un grosso professore psicologo infantile, dove diceva quello che era stato oggetto la bambina. E l'ex presidente dei minori motivò che non poteva dare la CTU alla bambina perché era un illogico stallo dare la CTU nella dimora paterna, cioè a casa del padre, e ha dato rimpatrio della bambina. Mio figlio non ha fatto quello che doveva fare, perché gli era stato consigliato di non farlo, ma immediatamente ha fatto una denuncia alla questura minorile, ma già aveva fatto una denuncia perché tratteneva la bambina, una denuncia alla questura minorile per abusi sulla minore, ed è entrato il Tribunale Penale di Roma, che ha messo la bimba sotto visione di una loro CTU, di un loro medico psicanalista infantile, e dove appunto ha riscontrato quello che il padre aveva detto con questo professore di psichiatria infantile, che era vero. Il Tribunale dei Minori, quello che è vergognoso, sapeva benissimo quello che aveva la bambina, perché il PM era in contatto continuamente con la dottoressa che teneva la bambina sotto visione e col Tribunale Penale, col magistrato del Tribunale Penale, e sapevano quello che aveva la bambina. Bene, dopo tutto un mese di questa cosa, di queste analisi che la bambina è stata sottoposta, video registrate, e una bella mattina, l'ultimo giorno di questo incontro con questa dottoressa, alla presenza del padre di mia figlia, della zia della bambina, che gli era stato dato dal Tribunale dei Minori l'affidamento provvisorio della bambina, che non era ancora scaduto, è stata portata via con le urla della bambina, dove diceva un altro atto di sesso della madre e del terzo compagno. E davanti a lei c'era un ispettore con un poliziotto che l'hanno trascinata via, e sotto c'era la madre con la macchina della console danese. Messa in macchina, è stato fatto la richiesta alla polizia e tutto, non potevano toccarla perché era nella macchina
della cosa. Detto una domanda, se posso. Sì. Allora, riassumiamo così per sommi capi. C'è una bambina che vive fra l'Italia e la Danimarca, sì, diciamo, serenamente. Sì, sì. In uno degli incontri con fino a quando appunto non accade, sì, che venga a galla quanto di più turpe si possa immaginare. E mentre dal papà viene, appunto, la bambina manifesta tutta una serie di allarmi assolutamente raccapriccianti, non c'è un atteggiamento immediatamente aggressivo da parte della famiglia del padre. C'è la dovuta verifica, e la verifica conferma la fondatezza delle accuse della bambina. Misure di protezione: tratteniamo la bambina qui in attesa per evitare di reinserirla nell'ambiente certificato come abusante nei confronti della bambina. Io non credo si parli di diritto, si parla di razionalità. Ecco, appunto, rivolgere queste domande e ricevere delle risposte che sono state nella concretezza: bene, se la veda la Danimarca, rimandiamola lì, la risolvano loro, perché adesso, al di là delle sottigliezze giudiziarie, ma questo è quello che è accaduto nei fatti. Ecco, la mia domanda è: se per delle misure di protezione nei confronti dei minori le legittime aspettative della cittadinanza non ricevono risposte dal Tribunale dei minori, ma da chi altro si può avere? Cioè, se non sono queste delle aspettative che dovrebbero avere le risposte più complete, se non è il Tribunale dei minori l'organo principe per tutelare i diritti dei minori oltretutto in situazioni gravemente critiche come questa appena descritta, ma allora cosa dobbiamo... A chi possiamo rivolgerci? È quello che ho promesso prima: il Tribunale dei minori non li tutela per niente, non li tutela affatto, perché non solo sapeva quello che aveva la bambina, ma che c'era il Tribunale Penale di mezzo, tanto che il Tribunale Penale ha condannato la madre e il compagno a 3 anni e 8 mesi di carcere. Purtroppo siamo in chiusura. La ringrazio per la sua testimonianza. Poi anche in questo caso avremo modo magari di affrontare anche... Parlavate dei decreti che appunto non vengono fatti rispettare da nessuno. È la stessa cosa a mio figlio. C'è il decreto della patria potestà esclusiva della bambina, sia dal Tribunale dei minori, penale e civile... Ma nessuno ha mai pensato di andare a prendere questa bambina, perché nessuno gli ha dato una mano per andarla a riprendere. Dove sui decreti, sia del Tribunale Penale, minori e civile, c'è scritto rientro in patria della bambina immediato. Sono passati 8 anni, signori. Non la prendono in Italia, la prendono all'estero. Signora, non la prendono in Italia, la bambina la prenderò all'estero. Appunto, 8 anni. È una presa in giro quello che danno il pezzo di carta. La ringrazio, signora, niente, faremo in modo di magari anche di approfondire sul nostro sito questa questione. Niente, noi siamo in chiusura, purtroppo questi sono, è chiaro che il tema è delicato, le vostre esperienze che sono esperienze tragiche di vissuta. E drammatiche, nessuno ti sta vicino, nessuno, le istituzioni prima fanno questi danni e poi ti mollano. Va bene, la ringrazio di nuovo. Io siamo in chiusura, veramente abbiamo anche superato l'orario a nostra disposizione. Io prima di lasciare un attimo la parola a Fabio e ad Alessandro per i saluti, voglio ricordare nuovamente, anche per la riforma del diritto di famiglia, in questo caso l'abolizione, noi chiediamo delle competenze civili del Tribunale per i minori. L'appuntamento è venerdì 25 novembre, intorno alle 10:30 di mattina, davanti al CSM, Piazza Indipendenza, Roma, Consiglio Superiore della Magistratura, e a seguire, intorno alle 13:30, inizierà una riunione di coordinamento degli stati generali sulla giustizia familiare presso la sede radicale di Via di Torre Argentina 76, sempre a Roma ovviamente, è aperta a tutti, aperta alle associazioni, ma anche ai cittadini che sentono di voler contribuire con la loro forza militante, ma anche con l'esperienza, a questo grande movimento che tenta quantomeno di limitare questi casi, perché noi nel giro di 2 puntate abbiamo avuto già 3 storie abbastanza terrificanti. Lascio a te i saluti, queste Fabio. Queste storie, per quanto terrificanti possano essere, sono emblematiche di un problema molto diffuso. Non si tratta di una persona particolarmente sfortunata,
Il problema è nella normalità, vale a dire stiamo parlando di grandi numeri, sono delle disfunzioni fin troppo generalizzate. Il problema non possiamo parlare di un fenomeno di nicchia, di quattro gatti che debbano lamentare questo tipo di discrasia, di difficoltà, insomma. E purtroppo il problema è più grande, c'è una larga base e affronteremo questi argomenti anche nelle prossime puntate. Infatti l'appuntamento per gli ascoltatori di Radio Radicale è fra 15 giorni, fra due martedì, ci dirà Alessandro Gerardi l'argomento. Sì, grazie Fabio, fra due martedì come dicevi tu, sempre alle 22.30 qui su Radio Radicale, perché questa trasmissione va in onda a martedì alternati, quindi ogni 15 giorni alle 22.30 qui su Radio Radicale. Si parlerà nella prossima puntata di divorzio breve, torneremo ad affrontare l'argomento spinoso dei tempi lunghi che in Italia sono richiesti alle coppie per ottenere il divorzio e dei costi eccessivi che sono richiesti per ottenere lo scioglimento del vincolo coniugale. Parleremo in particolare del fenomeno dei divorzi all'estero, sempre più sono le coppie in Italia, ce lo dicono tutti i dati statistici, che sono costrette ad andare all'estero, a trasferire la propria residenza in maniera fittizia all'estero per ottenere lì in tempi molto più rapidi e con costi molto più ridotti lo scioglimento del vincolo coniugale. Anche questo è uno scandalo, su questo ci stiamo battendo da tempo. Purtroppo in Parlamento il tema della riduzione dei tempi per il divorzio, per ottenere il divorzio, non viene mai messo all'ordine del giorno. Quindi fra due martedì con il divorzio breve qui su Radio Radicale. Un saluto agli ascoltatori da Diego Sabatinelli e vi ricordo il nostro sito divorziobreve.it.